Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Metrotab. A cosa serve? Metrotab ha un medicinale veterinario a base del principio attivo metronidazolo, appartenente alla categoria degli antiprotozoari e nello specifico nitroimidazolo derivati contro amebiasi e istomonosi. È commercializzato in Italia dall'azienda Virbac SRL. Metrotab può essere prescritto con ricetta RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: CP Pharmhandelsgesellschaft MBH. Concessionario: Virbac SRL. Ricetta: RRV, ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile. Principio attivo: metronidazolo. Gruppo terapeutico: antiprotozoari. Forma farmaceutica: compressa. Confezioni: Metrotab 250 mg 100 compresse per cani e gatti. Principio attivo: metronidazolo 250 mg. Indicazioni: trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale provocate da Giardia spp. e Clostridia spp. Vale a dire C. Pefringenso C. Difficile. Trattamento delle infezioni del tratto urogenitale, della cavità orale, della gola e della pelle causati da batteri anaerobi, ad esempio Clostridia spp. Suscettibili al metronidazolo. Posologia. Metodo di somministrazione: per uso orale. Dosaggio: la dose raccomandata di 50 mg di metronidazolo per chilogrammi di peso corporeo, una compressa da 250 mg / 5 kg di peso corporeo, al giorno, per 5-7 giorni. La dose giornaliera deve preferibilmente essere suddivisa in due dosi uguali per la somministrazione due volte al giorno, vale a dire 25 mg / kg di peso corporeo due volte al giorno. Per assicurare la somministrazione di una dose corretta, occorre determinare il peso corporeo con la massima precisione possibile. Peso corporeo, chilogrammi. 1 e 25 kg. Numero di compresse: 2 volte al giorno. Mattino. Sera. Una volta al giorno. 5-1-6. 4. Peso corporeo, chilogrammi. 2,5 kg. Numero di compresse: 2 volte al giorno. Mattino. 5-1-6. 4. Sera. 5-1-6. 4. Una volta al giorno. 5-1-6. 2. Peso corporeo, chilogrammi. 5 kg. Numero di compresse: 2 volte al giorno. Mattino. 5-1-6. 2. Sera. 5-1-6. 2. Una volta al giorno. 1. Peso corporeo, chilogrammi. 7,5 kg. Numero di compresse: 2 volte al giorno. Mattino. 5-3-6. 4. Sera. 5-3-6. 4. Una volta al giorno. 1-5-1-6. 2. Peso corporeo, chilogrammi. 10 kg. Numero di compresse: 2 volte al giorno. Mattino. 1. Sera. 1. Una volta al giorno. 2. Peso corporeo, chilogrammi. 12,5 kg. Numero di compresse: 2 volte al giorno. Mattino. 1-5-1-6. 4. Sera. 1-5-1-6. 4. Una volta al giorno. 2-5-1-6. 2. Peso corporeo, chilogrammi. 15 kg. Numero di compresse: 2 volte al giorno. Mattino. 1-5-1-6. 2. Sera. 1-5-1-6. 2. Una volta al giorno. 3. Peso corporeo, chilogrammi. 17,5 kg. Numero di compresse: 2 volte al giorno. Mattino. 1-5-3-6. 4. Sera. 1-5-3-6. 4. Una volta al giorno. 3-5-1-6. 2. Peso corporeo, chilogrammi. 20 kg. Numero di compresse: 2 volte al giorno. Mattino. 2. Sera. 2. Una volta al giorno. 4. Le compresse possono essere suddivise in due o quattro parti uguali per assicurare un dosaggio accurato. Disporre la compressa su una superficie in piano, con il lato scanalato rivolto verso l'alto e il lato confesso, arrotondato, rivolto verso la superficie.
metà, premere con i pollici o con le altre dita da entrambi i lati della compressa. Quarti, premere con il pollice o un altro dito al centro della compressa. Utilizzare le compresse suddivise alla somministrazione successiva. Gettare via le porzioni di compresse rimaste dopo l'ultima somministrazione del prodotto. Avvertenze: data la probabile variabilità temporale e geografica della presenza di batteri resistenti al metronidazolo, si raccomanda di prelevare campioni batteriologici e di effettuare prove di suscettibilità. Se possibile, impiegare il prodotto esclusivamente in base alle prove di suscettibilità. Durante l'impiego del prodotto veterinario, tenere conto delle politiche antimicrobiche nazionali e regionali ufficiali. Potrebbero presentarsi dei sintomi neurologici specialmente dopo un trattamento prolungato con metronidazolo. Poiché a copyright le compresse sono aromatizzate, conservarle fuori dalla portata degli animali per evitare l'ingestione accidentale. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.